Buongiorno, frate Alberto, e oggi cominciamo la nostra riflessione con questo filmato. Vediamolo insieme. L'ultimo spettacolo con Carla lo facemmo proprio su questo altare. Un anno e mezzo fa, il poema della croce su testi di Alda Merini con Beppe Menegatti. Sento ancora la gioia di quella sera, la gioia di Carla. Ho fatto conoscere a Carla il biblista padre Alberto Maggi. Tra loro nacque subito una sintonia grandissima di anima. Oggi padre Alberto ha scritto queste parole per Carla, che vi leggo. È bene per voi che io me ne vada, Giovanni 16,6. Faccio mie le parole di Gesù. La separazione fisica non significa la mia assenza, ma una presenza ancora più intensa. Non sono lontana, ma ancora più vicina. Per questo non dite di me non è più, ma è di più, perché come il chicco di grano che liberando tutte le sue energie si trasforma in una spiga dorata, Giovanni 12,24, nel momento del trapasso mi sono incontrata con il Dio luce che non mi ha assorbito in lui, ma sono stata io ad accoglierlo. E questa luce divina ora dilaterà la mia esistenza in un crescendo senza fine. Gesù ha assicurato che a chi lo ama il Padre prende dimora in lui. Per questo con la morte non sono andata in cielo, perché il cielo era già in me e rendeva la mia esistenza indistruttibile. E ora continuerò a crescere perché continuerò ad amarvi. E come è scritto nell'Apocalisse siriaca di Baruch, dimorerò nelle altezze di quel mondo là. Sarò simile agli angeli e somigliante alle stelle. Sarò trasformata in qualsiasi forma vorrò, di bellezza in grazia, di luce in splendore di gloria. E quando volete ricordarmi, per favore, non dite mai la povera Carla, ma beata Carla, Apocalisse 14,13. E ora regalatemi il vostro sorriso e ricordatemi con il mio. L'applauso alle parole di Giovanni Nuti, era proprio lui accanto a Carla Fracci qui a San Marco a esaltare i versi di Alda Merini. E come abbiamo visto, frate Alberto, al funerale di Carla Fracci, proprio a pochi passi dalla Scala, nella Basilica di San Marco di Milano, l'artista Giovanni Nuti ha letto questa sua riflessione dedicata proprio a Carla Fracci. Voi eravate molto amici, che cosa ha ispirato questo suo testo? Ma è stato Giovanni Nuti a chiedermi un pensiero da leggere eventualmente, se gli era permesso, al funerale della Fracci. Allora ho pensato, ma che pensiero si può fare? Allora, conoscendola da tempo, sapendo che aveva letto attentamente tutti i miei libri, specialmente per quello che riguarda il morire, mi sono come immedesimato in Carla Fracci. E pensando al momento del trapasso, quindi un messaggio di serenità. Carla Fracci, mi piaceva questa linea teologica che vede, che è quella del Vangelo, che vede nella morte non una fine, ma un nuovo inizio, che non si muore mai, ma si nasce due volte. E quindi lei, che aveva nascosto a tutti, anche ai familiari, questa malattia mortale, era come assetata di questo. Quindi mi sono immedesimato nei suoi sentimenti e l'ho espresso in maniera serena. E infatti lei nella sua riflessione scrive come se fosse Carla Fracci stessa a parlare. Ecco, voglio riprendere alcune parole. E quando volete ricordarmi, per favore, non dite mai la povera Carla, ma beata
Carla, e ora regalatemi il vostro sorriso e ricordatemi con il mio. Ecco, queste parole quindi le sono venute come così in un transfer. Beh, quello è preso dall'Apocalisse, dove l'autore dice: Beati quelli che muoiono nel Signore. Stranamente, noi non abbiamo recepito questo messaggio. Tutte le volte che ricordiamo un defunto, una persona cara che c'è morta, come la ricordiamo? Il povero tale, la povera tale. Ma che povero? L'Apocalisse dice: Beati i morti nel Signore. E noi invece andiamo avanti con il povero. Allora ecco, ho attribuito questa frase anche a Carla Fracci, che ha vissuto appunto la morte come pienezza di vita. La morte non è una fine, ma un nuovo inizio. E riprendo anche a questo proposito un altro passaggio della sua riflessione. Riporto questa frase. Ecco, per questo non dite di me, non è più, ma è di più. È questo che voleva dire. Dobbiamo cambiare completamente il fraseario, il linguaggio riguardo ai defunti, perché è un linguaggio di separazione. Sono in cielo, sono al cimitero, sono lassù, noi siamo qua giù. È un messaggio di assenza, non sono più. Non è vero. Con la morte non è che non siamo più, ma siamo di più. Gesù ha fatto il paragone di un chicco di grano che morendo si trasforma in una spiga. Non si può dire non è più il chicco di grano, è di più perché è diventata una spiga. Così sarà anche il momento del nostro trapasso. Quello che siamo di potenza dentro, che nell'arco della vita, che per quanto lunga è sempre breve, non abbiamo potuto esprimere, ebbene, con la morte si libera tutto. Quindi non possiamo dire non è più, ma è di più perché sarà una presenza ancora più intensa. La morte non è un'assenza dei nostri cari. Una lontananza, ma una vicinanza ancora più grande di quella di prima. Ecco, anticipiamo una cosa che ancora non è stata resa pubblica. Ecco, l'artista Giovanni Nuti ha anche musicato questo testo. Sì, Giovanni Muti è veramente un grande artista. Lui ha lavorato con la Carla Fracci, ha composto la musica dei testi di Alda Marini del Poema della Croce, dove la Fraci interpretava il ruolo della Madonna, quindi aveva una conoscenza molto grande della Fraci. Da grande artista com'è che l'ha interpretato quel testo in una maniera, io lo conoscevo perché l'ho scritto io, ma ha fatto venire la pelle d'oca e ha detto che gli è venuta l'ispirazione per la musica e adesso vedremo cosa ne viene fuori. Insomma, Carla Fracci, Giovanni Nuti, Alda Merini, Alberto Maggi, insomma, quindi qui la community si allarga. Frate Maggi, ma tornando al suo rapporto con la Fracci, ecco, che cosa vi univa? Qual era l'affinità elettiva per cui a un certo punto vi siete incontrati? Beh, anzitutto il grande amore per la danza. Cioè, io da figliolo il mio desiderio più grande era essere ballerino, ma quando a 11 anni disse a mio padre: Papà, voglio fare il ballerino, mio padre mi rispose lapidario: E io non voglio un figlio orecchio, a maniera conetana per dire gay, perché a quel tempo. Ed era chiuso lì il discorso, ma io non mi sono reso. Io andavo a sbirciare a scuola di danza dalle finestre, cercavo di vedere i passi, a casa mi allenavo, mettevo la scopa tra due seggiole, facevo tutti gli esercizi, insomma, il balletto è stata sempre, sempre la mia passione. E Carla Fracci, conosciuta così, dopo ho lavorato, ero impiegato del comune d'Ancona e quando annunciai qualche mese prima che sarei entrato in convento, avevo 22 anni, fu una grande sorpresa, ma il commissario prefettizio, non c'era il sindaco, mi chiese: Alberto, lui mi stimava molto perché ero praticamente, gli facevo da segretario, Alberto, che regalo vuoi per la tua partenza? E io faccia tosta gli dissi: Carla Fracci. Dice: Come Carla Fracci? Sì, fai venire Carla Fracci a ballare in Ancona. Oh, ci riuscì. Venne il balletto della Scala con Carla Fracci e danzò in Ancona. E lì la conobbi la prima volta. Nell'intervallo mi precipitai nel camerino con il programma per un autografo e mi presi una lavata di capo da parte del marito che me ne disse di tutti i colori: Lei è un maleducato, non rispetta l'artista, ma come si permette?
E lì l'ho ammirata. Mentre il marito mi dava sta gragnola dei rimproveri giusti, eh? Ma io, lei ha preso il programma, ha detto dai, dai, dai qua. E con tanta delicatezza, con tanta dolcezza, mi ha scritto questa dedica. Insomma, era destino che vi sareste comunque rincontrati. Ecco, e poi quando è che vi siete rincontrati negli anni? Beh, poi ho avuto la fortuna di vederla quando venne allo Sferisterio di Macerata anni fa a ballare proprio in Giselle, lei. Come fa Giselle la Fraci? Non ce ne sono altre. Io sono un appassionato, un po' fanatico di balletto. Ho visionato tutti gli Assolo, c'è un brano, un pezzo dove Giselle balla da sola. Non ce n'è una che lo fa con la sua leggerezza. Ed è un esercizio faticoso, sta su un piede solo e va qua e là su un piede solo. Eppure lei lo fa con una leggerezza incredibile. Quindi ho avuto grande ammirazione. E quando lei mi ha contattato, grazie a Giovanni Nuti che l'aveva fatto leggere il mio libro, io sono andato fuori di testa. E quindi, insomma, e avete parlato anche di danza quando vi siete incontrati, insomma, negli anni? Sì, io l'ho detto. E lei carina ha detto, dice, senti Alberto, il balletto avrà perso un bravo ballerino, ma ti assicuro che la Chiesa ha acquistato un prete ancora più bravo. Detto da lei. E quindi, insomma, diciamo la determinazione, la forza, la costanza, la capacità di superare la fatica, comunque sono doti che fanno parte anche del vostro universo, no? Perché l'impegno comunque vale per il ballerino, ma vale anche per il teologo, giusto? Lei è una che ha lavorato, lavorato e lavorato. Quella leggerezza di cui parlavo prima, che se uno la vede dice, vabbè, sembra facile, è frutto di tanto lavoro, di tanto sa sacrificio e i suoi piedi ne hanno portato le conseguenze. Refuso freudiano, lei è viva, quindi mi sembra che questa presenza ancora sia qui, insomma, in mezzo a noi, perché noi diciamo sempre è lassù, è in cielo, ma in realtà non è così, vero? I nostri cari, Carla, tutti quanti, sono qui accanto a noi e continuamente ci interpellano e ci dicono tre cose. Sono qui, sto bene e ti voglio bene. Sta a noi recepirle. È vero, noi non li vediamo, ma loro ci vedono e questo ci basta. Perché non li vediamo? Perché il nostro cervello, strutturando, si mette delle difese, perché se vedessimo fisicamente i nostri cari che sono morti, o andiamo fuori di testa o ci scoppia il cuore. Allora, per nostra difesa, noi non li vediamo. Ma il fatto che non li vediamo non significa che non ci siano. Allora, quando una persona muore, ci si continua un rapporto naturale, con un vantaggio. Mentre prima, quando era fisicamente vivo, sì, ero in un'altra stanza, non ci potevo essere, adesso con la persona cara è sempre accanto a me e continuamente mi comunica il suo amore. A me l'unica cosa che mi spetta è ringraziarla con un sorriso. L'ultimo messaggio di Carla, voi vi sentivate e vi scrivevate spesso, vi dovevate vedere anche a fine agosto, vero? Sì, perché allora dovevo andare a Milano, poi per la pandemia, per le mie condizioni non ho potuto. Allora finalmente si era fissata la data, sarebbe venuta il 30 agosto, sarebbe venuta qui. E vabbè, è venuta, c'è cioè, in una maniera differente. E uno degli ultimi messaggi è stata una fortuna perché non feci in tempo a rispondere al telefono. Allora lei lasciò registrato in segreteria, dopo la richiamai e parlai. È stata una fortuna quel mio non rispondere subito perché adesso ce l'ho la sua voce dolce, cara, registrata. Ha detto che faceva una grandissima pubblicità dei miei libri, perché non solo ha letto i libri, ma tutte per esempio, ecco, le interviste, i video, le trasmissioni. Lei voleva seguire tutto, era come assetata di sapere del Vangelo. Questo è molto bello, è una immagine di Carla Fracci che noi non avevamo, insomma, quindi ci piace sentirla raccontare anche così. Ecco, lei dedicherà tra l'altro alla Fracci anche il suo prossimo libro che uscirà in questo mese, insomma, ci può anticipare il titolo e anche la dedica. Dunque, lei aspettava adesso con il libro che uscirà, ecco, siamo a giugno, uscirà questo mese e c'era un problema per il titolo perché è una raccolta di articoli già scritti, tutti rielaborati, non è facile trovare il titolo. Ebbene, il titolo in qualche maniera me l'ha ispirato, suggerito lei stessa, sarà Botte e risposte. E botte. E allora le ho messo
La dedica, il libro sarà dedicato a lei, a Carla Fracci, con tanta gratitudine per essere stata lettrice fedele ed è vero dei miei libri. A lei devo il titolo di questo che attendeva e il finale è che ora vedrà con altri occhi, e ne sono sicuro. E allora noi lo aspettiamo e poi ne parleremo naturalmente anche da questi microfoni. Il libro allora botte Botte e e risposte. risposta sarà edito come sempre, insomma, da Gardanti. Ma frate Maggi, c'è un'altra notizia che la riguarda. Sono stati giorni molto intensi, insomma, e anche tante le soddisfazioni, perché il film che le è stato dedicato, Un eretico in corsia, del regista Bruno Di Marcello, è stato doppiamente premiato alla Terni Film Festival come miglior film dell'anno, ma anche come miglior attore non protagonista, Ninni Bruschetta. Insomma, che Beh, emozione ha provato. la festa della fantasia del Padre Eterno è un invito a non disperare mai, un messaggio di serenità per tutti. Qualunque sia la situazione che uno sta vivendo, lascia fare, che il Padre Eterno non si lascia vincere e da ogni situazione, come descrive San Paolo, si esce non vincitori, ma più che vincitori. Se qualcuno, quel periodo che ho trascorso in ospedale tra la vita e la morte, mi avesse detto: guarda, sta sereno che verrà fuori un libro che arriverà all'undicesima edizione. Dal libro faranno un film che sarà premiato. Io avrei detto che questa persona era pazza. E invece ecco, la fantasia del Padre Eterno. Quindi sia il libro che il film è un messaggio di serenità per tutti. Ecco, a questo proposito, anche nel libro, così come nel film, il concetto della malattia assume una connotazione positiva. Ecco, lo dico anche per le tante vittime del lavoro, insomma, che si trovano in una situazione, difficile e pensano di non potercela fare. Ecco, allora, qual è l'insegnamento che, possiamo trarre dalla sua esperienza? Allora, è chiaro che la malattia è un evento negativo, non va ricercata, va evitata e va superata. Però quando capita nella vita una malattia, ci sono due atteggiamenti che si possono prendere. Uno è quello del perdente, quello che si piange addosso. Oh, ci mancava pure questo, è tutta a me, come farò? E attenzione perché la malattia già ha vinto al 50%. L'altra è quello del vincente. E qual è la sua posizione? Certo, non ha cercato questa malattia, ma già che viene questa malattia, vediamo da questa situazione che è negativa, vediamo cosa di buono ne posso tirar fuori. Perché non c'è nessun evento nella nostra vita che non possa trasformarsi in una opportunità di crescita e in un'occasione di ricchezza, anche una malattia grave. Ma perché il male? Perché il creatore lo consente? Lui lo potrebbe evitare? Queste sono tutte domande che in tanti si pongono. La E questo risposta? dipende dall'immagine che abbiamo di Dio. C'è la spiegazione classica: Dio non vuole il male, però lo permette. Vabbè, sempre, sempre è responsabile se permette il male che non vuole. No, il male non viene da Dio. È che Dio non ha creato il mondo in 6 giorni e il settimo si è riposato, come una certa lettura della Genesi ha interpretato e Gesù ha corretto. Il Padre continua a creare e chiede la nostra collaborazione. Il racconto del libro della Genesi, quell'immagine paradisiache, non è il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. Allora ci dobbiamo tutti quanti sentire responsabili e rimboccare le maniche. Il Signore ha creato un giardino e noi siamo i collaboratori, i giardinieri. Sta a noi eliminare, fino a restringere, a sradicare ogni evento, ogni soglia di male. Se quello che impieghiamo per distruggere si fosse investito in campo della sanità, in campo farmaceutico, quante malattie e quante sofferenze di meno? E a proposito, diciamo, di uscita, insomma, di pensiero positivo, lei in tanti testi, insomma, ha scritto che non le piace la frase vedere la luce in fondo al tunnel, insomma, non, vedo la reazione. Allora, frase da evitare, ecco, ci dica bene perché. Non se ne può più. Non si vede la luce in fondo al tunnel. Speriamo di vedere la luce in fondo al tunnel. Quando vedremo sta luce in fondo al tunnel, e basta. Ma che linguaggio è? Almeno per un credente. Gesù ha
ha detto, ha assicurato, voi siete la luce del mondo. Allora il credente non è quello che aspetta di vedere sta luce in fondo al tunnel, vediamo quando arriverà, ma è lui che è luce nel tunnel, luce per sé e luce per gli altri. Gesù ha detto, io sono la luce del mondo, ma questa non è una sua esclusiva prerogativa, ha detto, voi siete la luce del mondo, così come siamo, con le nostre debolezze. Allora, nel tunnel, nel buio, non dobbiamo aspettare che arrivi questa luce, ma noi dobbiamo essere la luce per noi e per gli altri. E quindi spetta a noi illuminare anche questa pandemia, insomma, non dobbiamo aspettare che ci pensi così il creatore, noi, le nostre azioni, la nostra... Certo, anche questa pandemia ci deve portare a delle riflessioni. Il primo, se anziché ridurre i costi nella sanità, anziché maltrattare il personale sanitario ed emarginarlo, l'avessimo potenziato nel tempo, quante sofferenze, quanti morti di meno. Se anziché inquinare e distruggere il creato, l'avessimo potenziato. Abbiamo visto uno degli effetti positivi della pandemia, la natura è ritornata, si è affacciata alla città. Animali che noi chiamiamo selvatici hanno fatto occhiolino nella città. Noi siamo gli abusi di questa natura, di questa società. E la natura ci ha fatto capire, guarda, uomo, sei tollerato. Senza di te io sto bene, anzi addirittura sto meglio. Allora è una lezione che dovremmo capire. Per amare la natura, amare il mondo animale, amare i fiori, amare tutto e entrare in sintonia con queste. E a proposito di amore e di amare, ecco, vorrei commentare con lei un altro drammatico fatto di cronaca in cui l'amore proprio non trova spazio. E mi riferisco alla caduta della funivia Stresa-Mottarone, insomma anche alle 14 vittime che credevano di trascorrere una giornata di festa e invece si sono trovati, insomma, in una tomba. Ecco, dagli accertamenti risulta che è stata l'avidità di denaro a determinare poi la tragedia, che a causa anche dei risparmi che si sono voluti effettuare sulla manutenzione dell'impianto. Allora, parliamo di questa avidità di denaro. Lei fa spesso riferimento nei suoi commenti sui Vangeli a questa avidità e anche alle conseguenze che può avere sulla vita dell'uomo. Alla radice di ogni disgrazia, di ogni tragedia, all'inizio si dice la fatalità, il caso, no. Alla radice grata viene fuori sempre la convenienza, sempre l'interesse, che è il grande rivale, il vero ostacolo e nemico di Dio. Dio nel suo amore il peccato lo sbriciola, come neve che si squaglia al sole, come la nebbia, la forza dell'amore di Dio, non è il peccato il problema per Dio. Il peccatore non è un problema per Dio, perché quando Dio avvolge il peccatore del suo amore, lo ubriaca e trasforma il peccatore in un santo. Dove Dio ha le mani legate è la convenienza. Di fronte alla convenienza neanche Dio può fare qualcosa. Ricordiamo che Gesù non è morto perché questa fosse la volontà del Padre, ma perché era la convenienza della casta sacerdotale al potere. Come Giuda l'ha tradito per convenienza, i sommi sacerdoti l'hanno ucciso per la loro convenienza. Allora, la convenienza, cioè determinare le situazioni della vita, non in base a quello che è buono o male per le persone, ma in base a quello che mi conviene. Quindi l'avidità, l'avarizia, l'interesse e la convenienza sono i grandi rivali di Dio e di conseguenza anche dell'uomo. E su questo siamo tutti complici. Allora dobbiamo fare una scelta ulteriore di generosità. La casta sacerdotale. Allora, proprio in questi giorni si è concluso un incontro, l'Assemblea dei Vescovi qui a Roma, e fra i tanti argomenti che sono stati affrontati si è parlato anche del DDL Zan e dei corridoi umanitari per i migranti. Insomma, la sua posizione sugli omosessuali è ormai nota, ma insomma vogliamo ribadirla ancora una volta, perché nell'Assemblea ci sono state, come sempre, posizioni discordanti. La Chiesa non è tutta unita su questo. Ma credo che la posizione della Chiesa nei confronti degli omosessuali si possa riassumere in una sola parola: perdono. Ma non nel senso che la Chiesa perdona gli omosessuali. La Chiesa deve chiedere perdono.
in nome di niente, perché non ci sono nessuna base né biblica né niente, li ha emarginati, maltrattati, disprezzati, perseguitati. Se fa orrore la frase dell'imbecille di turno che dice: se io avessi un figlio gay lo brucierei al forno, attenti, perché nella Chiesa per tanto tempo gli omosessuali sono stati bruciati, arrosto. C'era Girolamo Savonarola, questo altro fanatico che diceva bruciare nel rogo un uomo, un sodomita, a quel tempo si chiamavano i sodomiti, è profumo di soave odore per Dio. Questo Dio che si inebria del profumo della carne arrosto. Un santo come Bernardino da Siena, che tra l'altro è un santo straordinario, c'ha parole tremende. Quindi allora la Chiesa deve star zitta, perché quando ha parlato ha fatto soltanto danni, disastri, ha fatto soffrire tante persone ed è responsabile anche di tanti suicidi di persone che si sono sentite maltrattate da Dio. La Chiesa ha soltanto una parola: perdono. E a proposito di perdono, l'altro tema insomma affrontato è stato quello dell'accoglienza ai migranti. Insomma, facciamo dei corridoi di un certo tipo, facciamoli di un altro tipo, corridoi umanitari, insomma, ma il Vangelo che cosa dice sull'accoglienza? Beh, il Vangelo anche qui è molto molto chiaro e molto semplice. Nel dare non bisogna mai calcolare. Anche qui di nuovo viene fuori l'interesse, la convenienza. Mi conviene o non mi conviene? No. Gesù dice: nel dare non devi calcolare. E Gesù ha parole tremende nei confronti di coloro che rifiutano dare un aiuto vitale a chi ne ha bisogno. Quando gli chiedono i discepoli: noi crediamo, quindi, ma la gente che non crede, la gente che mai ha sentito parlare di Dio, non ti conoscerà mai, quale sarà la loro situazione? Ebbene, Gesù dice che quando si troveranno di fronte a Dio, al Padre Eterno, lui non chiederà: hai creduto? Hai pregato? Sei salito al Tempio? Ma gli elencherà elementi vitali. Avevo fame, mi hai dato da mangiare? Avevo sete, mi hai dato da bere? Ero nudo, mi hai vestito? E ci aggiunge Gesù: ero forestiero e mi hai accolto? E addirittura queste erano abbastanza conosciute come opere cosiddette di misericordia, ma Gesù ci aggiunge una cosa inedita: ero carcerato, a quel tempo il carcerato non meritava nessuna pietà, e mi avete visitato. Ebbene, a quanti lo hanno fatto, anche se non credono in Dio, anche se non pregano, dice: venite benedetti dal Padre mio. Ma quanti lo hanno fatto, dice: andate via maledetti. Sono parole tremende, ma attenzione, mentre dice benedetti dal Padre mio, maledetti non dice dal Padre mio, maledetti loro, si sono maledetti. Rifiutare vita a una persona che sta morendo significa uccidere se stesso, sei un maledetto. E il termine maledetto si rifà alla prima volta che appare nella Bibbia, nel rimprovero che Dio fa a Caino, l'assassino di Abele. Quindi rifiutare un aiuto a chi c'ha bisogno equivale a ucciderlo, è la maledizione. Grazie Frate Alberto, penso che anche questo mese abbiamo molti elementi su cui riflettere, insomma, e noi la salutiamo e come sempre ci diamo appuntamento fra un mese e vedremo quanti altri spunti emergeranno nel corso di questo mese e tanti successi. Sicuramente uscirà il libro dedicato a Carla Fracci, insomma, quindi vogliamo ripetere il titolo? Botte e risposte. E comunque, no, Luce, noi siamo sempre esigenti, non ci accontentiamo mai, non siamo debitori nei confronti di Dio, gente che deve sempre spiare, ma siamo sempre creditori, perché Dio è pronto a darci molto di più. Qual è il problema? Le nostre braccia sono piccole, sono corte e non riusciamo ad afferrare tutto quello che ci vuole dare. Allora il nostro esercizio qual è? Allungare le nostre braccia per accogliere la pienezza, la grandezza che Dio vuole dare a tutti quanti. E sempre con il sorriso. Grazie. Chiaro. Grazie, fratello. Grazie, grazie, Lucia.